La saga di Terminator è una saga a cui molti sono affezionati, non solo perché è una saga che ha lasciato un'impronta nel cinema fantascientifico, ma anche perché l'ha lasciata un'impronta indelebile nella storia del cinema stessa. Io non sono così grande o così vecchio, a dirsi voglia, da aver potuto vedere i primi film di Terminator, l'1 e il 2, quando sono usciti, ma li ho visti un parecchio tempo dopo. E li ho trovati parecchio godibili, mi sono piaciuti. Ero invece abbastanza grandicello da poter vedere Terminator 3 quando è uscito. Però in quel periodo non ero un grande fan della saga, anzi, diciamo che praticamente non la conoscevo, e non ero particolarmente attirato da questo film. E quindi ho visto anch'esso un bel po' di tempo dopo che è uscito. Ma la saga di Terminator ha iniziato a interessarmi davvero tanto dopo l'uscita di Salvation, che stranamente molti trovano un brutto film. Io non condivido questa cosa perché Terminator Salvation mi è davvero piaciuto. Principalmente questo è dovuto al fatto che mi piaceva molto l'ambientazione. Per prima cosa mi piacciono un sacco le ambientazioni post-apocalittiche, soprattutto quelle post-nucleari. E era davvero parecchio tempo che aspettavo di vedere un Terminator basato interamente sulla guerra nel futuro, perché nei primi due c'erano degli spezzoni che mostravano com'era la guerra nel futuro. E alla fine del 3 comunque il giorno del giudizio e la guerra nucleare avvengono e quindi si supponeva che i seguiti si sarebbero svolti lì. In molti non apprezzano Terminator Salvation per il fatto che si discosta un po' da come era presentata la guerra nei vecchi film. Infatti nei vecchi film era tutta molto più futuristica, con le armi laser, tutta ambientata di notte, mentre in Terminator Salvation è presentata di giorno e con armi a proiettili. Nonostante questo, Salvation a me è piaciuto molto ed è stato il film che mi ha fatto davvero appassionare alla saga. Diciamo che ero molto fiducioso verso la seconda trilogia che sarebbe dovuta partire da Salvation, anche perché le critiche che i fan facevano a Salvation erano critiche che comunque erano apportate a quel film che purtroppo ha interrotto la trilogia, ma molte delle critiche che erano state fatte si sarebbero comunque espanse nei film seguenti. Probabilmente nei film seguenti si sarebbe vista la guerra in maniera più futuristica. Bisogna anche pensare che Salvation è ambientato nel 2018 e la guerra come veniva mostrata era sempre verso il 2028-2029. Quindi c'era davvero ancora un sacco di roba da far vedere dopo Terminator Salvation. Purtroppo, come ho già detto, la saga di Terminator Salvation, quella che sarebbe dovuta essere una trilogia ambientata nella guerra del futuro, non c'è mai stata perché è stata cancellata dopo il primo film e recentemente era stato annunciato un reboot dopo che Schwarzenegger erano un paio di anni che aveva deciso di prendere lui in mano la saga, aveva detto che era molto interessato a portarla avanti e a farne un quinto film, fino a quando non si seppero finalmente le prime notizie su questo nuovo film che inizialmente era intitolato Terminator Genesis e adesso per farlo più film invece l'hanno reintitolato Genesis, che non cambia niente, ma non so per quale motivo l'abbiano voluto fare. E questo reboot è davvero orribile. E io non dico questo perché ho visto il film, ovviamente, perché il film ancora non è uscito, e quindi probabilmente c'è già qualcuno che sta pensando: non puoi giudicare un film che ancora non è uscito perché ancora non sai com'è. No, io invece giudico per quelle informazioni che sono già arrivate riguardo a questo film. E per quello che si sa di questo nuovo reboot di Terminator, è davvero qualcosa di scandaloso. Incominciamo col fatto che la trama, essendo un reboot, riscrive tutta la saga e quindi è di nuovo riambientata ai tempi dell'1 nel 1984 con il Terminator che vuole uccidere Sarah Connor. Hanno deciso di fare di nuovo una riscrittura di tutta la saga. Allora, la saga di Terminator non si basa sul principio temporale dei paradossi temporali, come dovrebbe sembrare, ma si basa di più su una sorta di universi paralleli. Praticamente esistono diverse teorie sul viaggio nel tempo. C'è la teoria secondo la quale, facendo un viaggio indietro nel tempo, comunque le azioni che compi sono già scritte perché sono già avvenute, quindi tutto quello che fai comunque non stravolge il futuro, ed è più o meno quello che succede in film come L'esercito delle 12 scimmie. E poi invece c'è l'altra teoria secondo la quale, andando indietro nel tempo e cambiando qualcosa, sposti la direzione temporale che stava prendendo
quell'universo e lo distacchi da un universo parallelo che è quello da cui tu provieni. Purtroppo la saga di Terminator si basa su questo secondo principio, su questa seconda teoria, e questo fa sì che praticamente ogni cosa che succede non è mai definitiva, perché in questo modo potranno sempre inviare altri Terminator indietro nel tempo che cambiano di nuovo la storia e fare miliardi di reboot. Mentre Terminator Salvation stava cercando di riportare tutto su un'unica linea temporale in modo che tutto avvenisse abbastanza in modo equilibrato, in modo che si arrivasse finalmente a una fine della guerra e a una fine della saga. La trama di questo reboot praticamente fa sì che esiste un Terminator che è stato inviato nel tempo quando Sarah Connor era ragazzina e che praticamente la adotta e la cresce perché lei ha perso i genitori, e quindi Sarah Connor è già stata avvisata da tempo della guerra nucleare ed è sempre stata addestrata a combattere per far sì che il giorno del giudizio non avvenga. E questa trama non servo io per dirvi quanto sia stupida. Un'altra cosa che non mi piace assolutamente per niente di questo reboot è il cast. Il cast davvero è qualcosa che non posso accettare, davvero non lo posso accettare. Praticamente, oltre al buon Schwarzenegger che torna a fare il buon Terminator T-800, hanno deciso di cambiare praticamente tutti gli altri attori. E direi che fin qui ci poteva anche stare, ovviamente Linda Hamilton non poteva tornare a fare Sarah Connor adesso che c'ha 50 anni suonati e forse anche di più. Però quando potevano fare delle scelte di cast azzeccate, hanno invece deciso di fare delle scelte di cast in modo da far sì che più gente possibile venisse al cinema a vedere il film. Allora, quando una persona sta facendo un film e ha paura che non ci vada tanta gente a vederlo, la prima scelta commerciale che fa è mettere nel cast attori che spingano le masse ad andare a vedere il film solo per determinati attori. Diciamo che è stato così anche con Terminator Salvation, perché nel periodo in cui è uscito Terminator Salvation stava andando davvero molto la saga di Batman con protagonista Christian Bale, e quindi è stato deciso di inserire anche Christian Bale in Terminator Salvation. Il problema è che Christian Bale, come John Connor, era un bravo attore e ci stava anche abbastanza bene, forse non era la scelta più azzeccata. Però già solo fatto che c'era Christian Bale era una garanzia, perché da quanto dice lui stesso, Christian Bale ha dichiarato di accettare a partecipare solo a film che lui reputa di qualità, e quindi se ha accettato di partecipare a Salvation non l'ha fatto perché gli davano i soldoni e quindi è andato a fare il film per questo, ma lo ha fatto perché il film lo reputava di qualità. In questo reboot di Terminator invece tutto questo è stato sfanculato, in quanto hanno deciso di far interpretare Sarah Connor da Emilia Clarke, un'attrice che è famosa perché mostra le tette in Game of Thrones, un'attrice che è davvero fin troppo sopravvalutata, un'attrice che ha dei livelli recitativi mediocri, un'attrice che non è per niente adatta a fare Sarah Connor. Sarah Connor è il personaggio più importante della saga di Terminator e quindi bisognerebbe che l'attrice che la interpreta sia un'attrice di spessore e non un'attrice come Emilia Clarke. Ok, può magari piacere perché siete fan di Game of Thrones, a me personalmente non piace neanche Game of Thrones e quindi non la trovo per niente una scelta azzeccata. Ricordo che un po' di tempo fa avevano fatto una serie televisiva su Terminator intitolata Sarah Connor Chronicles, che praticamente era una grandissima vaccata, una delle peggiori cagate che abbia visto in TV. Però tutta la serie era guardabile perché era tenuta in piedi dall'attrice che faceva Sarah Connor, che era Lena Headey, e da Summer Glau, che faceva un Terminator qualsiasi di cui non si è mai capito la numerazione. E queste due persone, queste due attrici e basta, riuscivano a tenere insieme un'intera serie. Io non dico che avrebbero dovuto di nuovo far interpretare a Lena lo stesso ruolo. Lena è comunque 10 volte meglio di Emilia Clarke, e chi dice il contrario dalla vita non ha proprio capito niente. Ma comunque, secondo me, avrebbero dovuto fare scelte di cast come quelle fatte per la serie, scegliendo quindi un'attrice capace da sola, o anzi insieme ad Arnold, di reggere tutto il film. No dai ragazzi, seriamente, secondo voi questa può essere Sarah Connor? Ok, magari può sembrare che io stia dando addosso a Emilia Clarke solo perché non mi piace Game of Thrones, che comunque questo argomento è una cosa che approfondiremo in un altro video. Però non è assolutamente così, perché indovinate un po', anche Lena Headey, che io apprezzo molto, è comunque un'attrice di Game of Thrones.
Solo che al contrario di Emilia Clarke, Lena è un'attrice di Game of Thrones che sa anche recitare, oltre che spogliarsi davanti alla telecamera. Poi tutte le altre scelte di cast sommariamente sono accettabili, ma un'altra che invece non è accettabile per niente è l'attore che interpreta John Connor. Allora, nel corso degli anni abbiamo visto il peggio esempio di John Connor possibili. In Terminator 3 abbiamo un John Connor che non sa neanche se è vivo o se è morto. In Terminator The Sarah Connor Chronicles abbiamo un John Connor, un attore che era buono solo a fare l'amico sfigato della biondina di Heroes. E invece l'unico John Connor che era davvero accettabile era il John Connor ragazzino del Terminator 2 e il John Connor adulto che si vedeva nei vari flashback del futuro. In questo reboot, invece che prendere un attore che sembri un leader tutto d'un pezzo della resistenza, hanno preso l'ennesimo attore che sembra uno scappato di casa. Poi tra l'altro, apprezzo il fatto che per avvicinarlo al John Connor degli Ispezioni del Futuro dei film precedenti, gli abbiano messo la stessa cicatrice. Ma davvero? Che è sto schifo? Sembra che si sia disegnato la faccia con un pennarello, nei vecchi film rendeva decisamente meglio. Per concludere, parliamo del trailer che è uscito qualche giorno fa di Terminator Genisys. Praticamente questo trailer di positivo ha soltanto il fatto che hanno riproposto di nuovo la guerra del futuro come nei vecchi film, quindi di notte con le armi laser, e questo è molto positivo, è molto bello. Però le cose positive finiscono lì, perché è un trailer tamarrissimo con le solite scene d'azione messe lì a cazzo di cane, tanto per fare un po' di fanservice. In più questo fanservice è aumentato dal fatto che hanno messo nel trailer tutte le battute storiche di Terminator, una cosa che non si era mai fatta prima. È stato fatto metterle nel trailer solo per attirare sempre più gente, sempre per lo stesso discorso di prima, e quindi in questo trailer si sente già il tornerò detto dal T-800 e il vieni con me se vuoi vivere, cose che sono presenti in tutti i film, ma anche nel trailer di Terminator Salvation non si vedevano. Il trailer di Terminator Salvation era un trailer decisamente molto più bello di questo, e probabilmente questo è dato dal fatto che la colonna sonora di quel trailer lì era molto azzeccata, era una canzone dei Nine Inch Nails, mentre la colonna sonora di questo trailer è addirittura fin troppo anonima. In più in questo trailer i T-800, quelli di metallo, quindi senza la copertura in pelle sintetica, sembrano davvero troppo plasticosi, non sembrano veramente di metallo. E beh, nonostante questo, con questo trailer non sono riusciti a vendermi il film, quindi probabilmente non lo andrò a vedere al cinema, lo guarderò solo per vedere se mi sbagliavo in tutto quello che ho detto in questo video e quindi magari il film è accettabile, è godibile, oppure se avevo ragione. E quindi vi invito anche a voi di non venirmi a criticare per il fatto che ho fatto un'analisi di un film che ancora non è neanche uscito e l'ho criticato, ma aspettate anche voi quando sarà uscito per venirmi a dire se avevo ragione oppure no, perché alla fin fine solo il tempo potrà dirci se avevo ragione o no. E beh, per questo video può anche essere tutto, quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo.